Facciamo un bel giretto su Customs. Ho la missione di Prapor di far fuori 25 scav, Punisher 3, 25 scav qua su Customs. Ne ho già fatti 23 da solo. Mi sono fatto due, sì, mi sembra due raid o tre raid, non mi ricordo. E ho fatto fuori degli scav. Niente, facciamo gli ultimi due. Assieme, giusto per completare anche questa missione. Saliamo qua sopra, che ogni tanto spawnano anche di qua degli scav. Eccone qua uno. Vediamo, infatti, sì, me ne manca uno. Non ci sono solo scava allora. Due serie di passi. Dobbiamo uscire? Crossroads. Vediamo se spawna qualche lurido. L'importante è riuscire a far fuori una kill di, cioè riuscire a far fuori uno scav, prima di morire. Poi se mi fanno fuori non mi interessa. L'importante è riuscire a far fuori uno scav. Chi sei? Chi sei tu? Ecco chi era. Che coglioni. Siamo di nuovo su Customs. E c'ho un visore. Sono entrato con questo loadout. Dobbiamo far fuori uno scav e sgattaiolare via. Vedo nelle borse cosa c'è. Ma sì, prendiamo questo formaggino. Di qua niente Red Rebel. Sfortunatamente. Proviamo a vedere qua dentro. Ok, nada, nada. Ok, va bene. Ritorno da dove sono venuto e vado verso Hangar Rosso. Mi faccio il giro attorno alla ferrovia. Ma tutta sta pioggia non mi piace. Ma no, ma aspettate. Mi fa il doppio segno delle goccioline. Sia sul visore. Che sugli occhiali antiproiettile. Va bene.
catturato questo mirino con una scavran. E me lo sono messo. Vediamo com'è. Vediamo come. Pieno. Ah, ok. Never mind. Oh, c'è uno scav sniper sull'edificio davanti. Ok. Non mi ha preso, bene. Zio Pera, non ho nemmeno il giubbino, ma mi incastro. Cioè il giubbino, il... lo zaino. Intanto noi la missione l'abbiamo completata. Il resto non mi importa. Possiamo uscire al WAF? Yes, buono. Fatemi ricaricare. Sto andando con i 7N40. C'ho 10 7N40 in cima e poi tutto il resto BT, mi sembra. E boh, speriamo ci portino fortuna. Per adesso ce l'ha portata fortuna. Che poi sono dei colpi molto buoni. Fanno 55 di danno e tipo 45 di penetrazione. Adesso controllo di preciso. Mi sembra siano queste le statistiche. Sì, 55 e 42 di penetrazione, che comunque non è male. Very high già su sulle livello 4 è grande roba. Non troppo sulle livello 5, però fa niente. In quanti hanno addosso le livello 5? Oh, la tarcola me la... anche i pisellini mi li prendo. Ad esempio, sì, io ho addosso le livello 5, però secondo me mi bastano un paio di colpi e sono fuori. Mangiamo e beviamo. Dai, è un bel mirino. Non è niente male. Il puntino è molto leggero. Si vede abbastanza bene. Mi piace. Ruff aperto? Sembrerebbe di sì. E giù. Ok, a posto. Anche la missione Punisher completata. Usciti con successo. Perfetto, Prapor, Punisher parte 3. C'è anche una parte 4. Yes, c'è una parte 4. Ci ha dato quasi $3000. Loyalty con Prapor, con Skier, 11.000, quasi 12.000 punti esperienza, un Lobalev, e ci ha sbloccato i PP, ci ha sbloccato i PP. Punisher 4 cosa vuoi? 12 gauge on Lighthouse, Eliminate PMC operatives while wearing a balaclava and scav vest on Lighthouse. 10 dobbiamo farne. E trovare dei coltelli. Questa cosa di Lighthouse, dei PMC, di PMC su Lighthouse, non lo so, non lo so. Mi sa che Punisher 4 è quella che è la quest su cui mi fermo. Su Skier, ok, ci mancano dei punti e dei livelli e poi lo saliamo al 4. Therapist, dei livelli e dei punti, Mechanic, un sacco di livelli, cioè un sacco di livelli e un sacco di punti. Che cattivo. Ho venduto il face shield, il vetrino davanti all'elmetto, perché mi copre un sacco della vista già.
Uso questi occhialini perché almeno proteggo un po' gli occhi nella vita reale. Non dai proiettili, ma dalla luce blu. Andiamo su Woods. Devo piazzare il segnalatore nell'altro cerchio magico dei cultisti, quello vicino alla segheria. E tutto qui. Andiamo. Eccoci, speriamo in uno spawn buono per quello che dobbiamo fare. Perfetto, completamente diverso, cioè completamente opposto. Right. Da dove passiamo? Dai, passiamo dalla montagna. Non mi sono portato acqua e cibo, non so se mi servirà, spero di no. Ho impostato la torcia sul mouse, sul tastino 4 o il tastino 5 del mouse, e quindi posso attivare la torcia con il mouse. Me lo devo solamente ricordare perché me lo dimentico sempre. Perché l'obiettivo è: vedo qualcuno, gli punto la torcia in faccia subito mentre lo sto mirando. Così si acceca un po' che c'è, non si acceca. Avete capito? Si rimbambisce un attimino. Non mi ricordavo di sto bunker. 1856 PST. Dai, prendiamolo. Sbaglio o non ho ancora sentito spari? Non lo so. Non penso però. Dai, muoviamoci, non mi piace stare nel vuoto. Ok, meglio, dai, ora abbiamo un po' di alberi dappertutto. Eccolo là. Ma perché mi crasha? Cioè, in alto a destra mi esce il simbolo della rete, però non ho problemi di rete. So di non avere problemi di rete. Scommettete che adesso spawnano scav qua? Ora che non mi servono, mi spawneranno. Già che ci sono, prendiamo sta cosa. Ok, che dobbiamo consegnare a Skier. Ok, andiamo più giù. Magari spawna qualche scav, lo facciamo fuori e poi possiamo uscire ad outskirts senza beccarci il run through. Oh, ho visto uno scav. Prima che mi si annerisca il braccio, perfetto. Droppato anche lui.
Vengo a guardare cosa hanno. Intanto ricarichiamo. Vengo a guardare cosa hanno, che magari non so. C'hanno un come si chiama? La grappa, il moonshine. O magari c'hanno qualche chiave per labs. E mi piacerebbe buttarli. Ecco qua, ho un pompa che vale un bel po'. Ha degli altri soldi. E ha un altro succo. Mi bevo entrambi e poi andiamo. Anzi, vado a controllare la casetta. Perché di solito spawnano silenziatori e belle cose. Ok. Si opera. Niente silenziatore per noi. Andiamo, ce la filiamo. Ok, ci siamo quasi. A posto. Altro pezzo della missione completata. Ora siamo al 50% e abbiamo preso anche il controller. So che c'è anche qualcos'altro da prendere qua su Woods, non mi ricordo dove. Secondo me è proprio la segheria. In una cesta lì nella segheria, sul furgone magari, non ho idea. Comunque lì vicino alle cose di Sanitar. Di Sanita, di Sturman, sempre con la S. Ok, abbiamo l'MP153 da vendere, anche questo da vendere, questo da vendere, questo da vendere, la metà dei soldi da vendere, cioè da vendere, da mettere a casa. Andiamo a consegnare quello che abbiamo preso per skier, dovrebbe essere chemical, no, vitamin, no, Lend Lease. Chemical l'abbiamo già fatto, cosa sto dicendo? Ok, tre cose su Shoreline e un coso su Woods. Ok, sì, il giroscopio secondo me è lì dove c'è Sturman. Ok, va bene. Allora, io intanto mi controllo sulla wiki dove sono le altre cose per skier, le altre cose di Lend Lease. E poi andiamo su Shoreline a fare una missione. Dobbiamo piazzare lì il segnalatore nel cerchio magico. Dobbiamo prendere delle cose di Jäger, dobbiamo prendere delle cose di Therapist. Adesso, in caso, mi compro le chiavi e andiamo lì e vediamo di fare le missioni. Se riusciamo. Se moriamo, pace.